Oh, bella gente, bentrovati. Andiamo a vedere un po' di denutriti come mangiano. Stavo studiando. Se vici, se stanno a rispondere ta 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 ta. Carini. Oggi mi sono svegliata verso le 9, ma non avevo fame perché questi giorni sto mangiando un po' più scombinato, un po' più tardi, sono una settimana assurda. E oggi però è lunedì, quindi diciamo anche le puttanate le saltiamo veloci, dai. comincio a e quindi mi farò una bella colazione fine. E te sono accovacciata perché l'unico posto dove posso appoggiare la camera è con la luce. Comunque ho tutta questa frutta avanzata. È una pera, una mela e una banana semplicemente, ma l'ho tagliata tutta così per fare, diciamo, un latte cereali crudista. Vabbè, facciamolo, dai. Facciamo il latte cereale crudista, quindi nulla, zucchero, nulla. Nulla, zucchero, zucchero, nulla, nulla. Non so, devo leggere? C'è il latte di mandorla. Latte di mandorla, cosa ho sentito dire? Molto nutriente, no? Secondo voi? Nulla, 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 nulla. Vediamo gli ingredienti. Water, c'è il cesso dentro, acqua, zucchero. Latte di mandorla, che coraggio, eh? Ok. Se mi dici io, l'ho fatti prima ammollare mentre preparavo l'altra frutta, quindi un quarto d'ora ormai, poi ho fatto pure le foto, quindi è un bel po' che si sta attivando. Ah, si sta attivando. Non che se mangi i semi crudi puoi crepare, a seconda di chi sei e di che semi mangi. Provate, no? Provate. Mi hanno detto, prova, se non provi non puoi sapere, ma io non provo a crepare, ragazzi, anche un ferro nel culo si può provare a metterselo, ma io non me lo metterò. Se uno vuole metterselo o ce l'ha già ed è contento oppure non è contento, cambiare idea non è sbagliato, basta fare una ricerca e si trova. Lei attiva i semi invece, no? Chissà chi cazzo le ha detto sta roba, qualche sito vegano probabilmente. Lei attiva i semi, in realtà li rende commestibili. Commestibili vuol dire che non ti ammazzano. Le tossine sì. Immagino che l'acqua poi non è che la beve, no? La butterà via l'acqua dell'ammollo famoso. Semi e anche la frutta Adesso ci spiega come si attivano i semi. secca è meglio attivarla, quindi lasciarla a mollo o tutta la notte o almeno qualche minuto. Per quanto riguarda i semi, la frutta secca è meglio tutta la notte o almeno 2-3 ore, dipende dalla frutta secca, e così si possono digerire meglio. Se no Ah, così si possono digerire più che altro, e senza assorbire un cazzo, perché abbiamo visto che non c'è un cazzo dentro nella frutta, sicuramente. No, altri come li mangiamo li eliminiamo interi e quindi non prendiamo poi i loro nutrienti. Non li assorbi comunque, perché ci sono talmente tanti antinutrienti dentro che i nutrienti sono là così 0, 0, tutti nascosti. Vergogna. E poi ho tagliuzzato la frutta per fare, diciamo, questo effetto crunch dei cereali e ai semi anche, e un po' di cocco in scaglie. Un po' di cocco. Io questo lo adoro, non è che tutte le mattine mi metto a tagliuzzare la frutta, a volte la mangio semplicemente così, io la taglio un po' più grande, però ogni tanto mi piace variare. Nessuno di questi ragazzi, ragazze, ragazzi, ragazze, di solito sono ragazze perché fanno queste cose qua, i ragazzi lavorano, no? E le donne sono a casa a fare sta roba qua. Questi ragazzuoli qua non mostrano mai dove prendono la roba, ma io scommetto un coglione che la prendono al supermercato. Quindi praticamente tutto il discorso non vale un cazzo, perché anche quei nutrienti che abbiamo visto probabilmente non ci sono. Ah, ci ho messo anche la carrube per fare un po' un effetto cioccolatoso del latte al cioccolato. Buono. Craving,
Milk products. L'ha detto. Non ha detto del latte alla mandorla, che non è alla, cioè il 2%, cioè, ma che criminalità, eh? E ha detto proprio di latte al cioccolato, intendeva quello della mucca. Quindi, cioè, boh, prima lo rifiuti, poi cerchi di replicarlo. Sono sempre là. Quando posso sto fuori all'aperto a prendere il sole. Almeno una cosa utile. Sì, solo, oddio, casco, anche solo per qualche minuto. A qualche minuto, se basterà. Stavo studiando. Che dici? Stanno a rispondere. Carini. Stavo studiando, un corso di igiene naturale online, quindi stavo studiando al computer, mi sono fatte le tre. Cos'è l'igiene naturale di uno che compra la roba al supermercato e che mangia semi tossici disattivati? E direi che è ora di pranzo, cioè da mo' che è passato l'ora di pranzo, ma oggi ho fatto tutto tardi. Sì, sì, è come quella mia amica che ci parlo ogni tanto, mi dice, ah, io mangio frutta eppure faccio lavori, faccio qua, faccio là. Oh, io mi permetto di non crederti, finché non fai un video dove dici, dove fai vedere i lavori e fai vedere soprattutto cosa mangi, perché se non mangi non fai lavori, eh. Io lo so perché qua ci sono solo lavori da fare, quindi dove mi giro ci sono lavori e se non mangio non si fa lavori. Il finocchio l'abbiamo visto nel video precedente, che non c'ha un cazzo di niente. Mamma mia, che poeta che sono. L'arancia, guardate. Non so se è un'arancia questa roba, un prosciutto crudo. Sì, è un'arancia rossa, tipo una roba del genere, un'arancia un po' rossa dentro. L'arancia, boh. Attenzione, tipo la cipolla. Infatti la mangi, non è piacevole da mangiare, è una cosa che comunque o ti piace, certi mangiano limone addirittura. Eccoci, stessa posizione di prima. Ho fatto quindi un'insalata di finocchi, olive nere, arance e un pelmo, perché non c'avevo tanta arancia. Oh, porca puttana, io mi sono un po' rotto il cazzo di andare a vedere questi ortaggi, questa frutta, perché, cioè, andatevi a vedere da soli, dai, da adesso in poi non, cioè, non ha senso, è tutto un 0,0,30 microgrammi. Una roba ridicola, acqua in piena, zucchero in piena, cioè acqua e zucchero praticamente, sugar and anti-nutrients. E non so come venga, perché dipende se ti piace il pompelmo o no, se ti piace l'amaro, no? Non è male sta ragazza, mi piace, purtroppo è un po' anemicuccettina, no? Però vediamo come viene. Se ci metti solo l'arancia, secondo me è meglio, viene più dolce. Buon pranzo. Scommetto che non finisce la ciotola, neanche la comincia, adesso che è ben quadratura, sicuro non c'è più la ciotola. Mangio di nuovo dopo, dice. Ah. Oh, si vede anche qua la faccia, proprio che le piace di brutto, Mi è venuta in mente un'altra cosa l'altro giorno. Quando sei bambino, ed è quello il momento da ricordare, perché ragazzi, il bambino si diverte, poi quando diventa adulto non ti passa un cazzo. Una vita di sofferenze, mi ha detto uno. Ma cosa sei fuori? Ma zero, proprio zero. No, 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 no. Si può dire no. Basta avere i coglioni di dirlo. E poi il farlo viene da solo. Se tu vuoi veramente farlo, ti vengono le cose. Tipo oggi sono andato 26 km via, con salite pazzesche, discese, pezzi di sterrato, quindi ho consumato anche batteria di quella biciclettina, però sono arrivato a 10 metri da casa mia e è finita la batteria là. Cioè non un chilometro prima nel bosco, nella strada, no, a 10 metri da casa mia. Coincidenza, no? Continuo a chiamarle coincidenze. In ogni caso la faccia non dice niente di buono. E quello che volevo dirvi infatti è questo, che quando mangi una cosa, quando è buona,
non sta tanto in bocca, dura poco, perché tra l'altro vuoi ancora, no? E questi qua invece masticano, 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 con la differenza che la mucca ha tutti i diritti di farlo perché poi si rimastica le robe altre 4 volte per digerire tutto. Guardate come cazzo funziona la mucca, dai, se la mucca mangia queste cose qua, ma forse noi non dobbiamo mangiarle, forse, eh? Forse sì, però a giudicare dalle facce che hanno questi signori, non li vedo in salute, ecco, non li vedo in salute. No, ci sta bene il problema. Ah, dai, ti diamo ancora qualche secondo. Dove? Io non ho messo nessuna spezia, nessuna erba. Già fa cagare così, ancora vuoi mettere di spezie? Sì che l'hai messa la cannella, imbecille. Si dimenticano anche cose perché il cervello comincia, senza grassi animali, comincia ad andarsene a fanculo. Questo è molto vero perché io quando non mangio carne, cioè l'ho provato su di me, non riesco ad avere idee, piccoli magari soluzioni durante il quotidiano, che però invece se no mi vengono, cioè mentre dormo addirittura, infatti devo tenere un blocco note vicino al letto così mi scrivo. Forse l'aneto ci potrebbe stare bene, non so quale altra erba. Le erbe sono come le medicine, bisogna stare attenti perché è troppa può far male, o poca, può non fare l'effetto sperato, però sono da dosare, proprio veramente da dosare. Sicuramente non da riempire una ciotola. Alla fine ci ho aggiunto un altro finocchio. Molto nutriente, direi, molto nutriente. Che schifo di faccia. Vabbè. Una bella insalatona è venuta e i finocchi poi erano belli grandi entrambi. Sapete perché mi piace questa ragazza? Boh, a parte fisicamente, ma nell'insieme anche come si comporta, ma anche il fatto che non fai finti sorrisi, quelli, ah, eccoci qua amici, ah, se vi piace sottoscrivi, ecco. Magari alla fine lo dirà, però per il momento è rimasta molto, molto un po' appaccata, insomma, seppur denutrita. Cioè, ma allora, se, io dico, no, facciamo finta che adesso è l'una, lei sta facendo da mangiare. Ma porcaccia la puttanaccia merdaccia. Ti fai un pomodoro? Per pranzo? Cioè, ma cazzo, dopo avrai bisogno dello spuntino. Infatti, sti qua mangiano in continuazione. Poi frullati, robe assurde. Vediamo. Ci mostra tutto. Ah, per merenda ho mangiato una banana e quattro datteri. Ecco la mia cenetta, ho fatto. Cioè, quindi è già arrivata la cena e dopo il pomodoro e quelle altre robe inutili che ha grattugiato dentro. Questa è la cena, un altro pastone del cane con pomodoro, sembra peperoni, vediamo che cazzo dice. Ha mangiato una banana per merenda. Ma anch'io mangio una banana per merenda, è normale. La frutta rinfresca, non è mica proibito. Però cibarsi unicamente di frutta no, supera proprio a pie pari la cosa del vegetale. Un Ricordo che le scimmie mangiano frutta e se vogliono possono vivere solo di frutta. Ma guardate lo stomaco delle scimmie, che qua non vi dico un cazzo. Andate a vedere e poi ditevi da soli se è come il nostro o meno. strada di isocrudis. Fermentazione. E quindi ho praticamente Cioè si mette i grilli da sola. È suo, questo video. Lo sa quindi che il cervello non va tanto. grattugiare a mano il cavolfiore perché non ho il Cavolfiore e altra roba inutile, tipo il finocchio, è similare.
non, cioè non ha cazzo dentro, acqua e zucchero. Mixer, come si chiama? E voi sapete quello, fatelo comunque, lo fate molto prima. E un altro consiglio è che se fate questa ricetta dalla mattina, per esempio, e fate quindi marinare il cavolfiore con il limone un po' di tempo, di ore, e viene più buono, viene più saporito. Ci potete mettere pure delle erbette fresche o la salsa di soia, eccetera. Un avocado ci starebbe benissimo e questa sarebbe pure la base del sushi. Farò un'altra ricetta a parte, sicuramente perché proprio le aikenori oggi ce lo voglio troppo fare. E niente, spero che questo video vi sia piaciuto, che avete trovato degli spunti Basta. interessanti, delle ricette interessanti crudiste. Fatemi Guarda, sapere ovviamente cosa ne pensate ti nei dirò che commenti. addirittura passiamo al E niente, ci prossimo vediamo nel video. prossimo video. Ciao a tutti, io sono Roxy e questo è un altro Guata Itina Day. Questa qua non cucina, Cosa mangio? cosa che non mi dispiace affatto e che eliminerebbe molte cose che sono tossiche, vanno messe in ammollo, vanno cucinate appunto. E direi bene, perché ne vedremo ancora più belle di prima, perché se togliamo anche la cucina, azione, ambientazione, che cazzo resta? Raw, quindi è tutto crudo, non ho cucinato niente. L'unica roba cruda che va bene è la carne. Ormai lo sappiamo. Prima bisogna andare a ricercare sul colesterolo, del quale avete paura di morire se mangiate troppa carne, perché io lo so già, mio padre è morto di questo, per cui lo so molto 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 bene. Lui prendeva le pastiglie, come ha detto il dottore, probabilmente anche troppo ligio al dovere, e si è praticamente suicidato senza sapere. Cazzo, ma sono, devo fare il rapper, io, questo non l'ho scritta, l'ho pensata adesso. Boh, dai, andiamo avanti qua. Row. Vegano, quindi non ci sono prodotti animali e gluten free. No, non vuol dire che non ci sono prodotti animali, vuol dire che ha una parte di malattia mentale. Senza glutine, così anche i miei iscritti celiaci possono provare queste ricette. Cioè, il glutine, boh, probabilmente, non so se merita fare un video, no? Sul glutine. No, ce ne sono già tanti, però vi mettono solo casino in testa questi qua, perché ne ho viste di ogni. Sul glutine, uno dice una cosa, uno dice un'altra, uno dice una terza cosa che non è né quella né quell'altra, è ancora da un'altra parte, agli antipodi, però da un'altra parte. Cioè, quindi trovare la verità è difficile, in questo caso un po' più difficile del solito. Iniziamo. Ultimamente inizio Iniziamo, sempre la dai. mia giornata con una Momento piccola comodo. camminatina. Semplicemente mi porto la mia acqua, così bevo mentre cammino e vado al parco a farmi un giretto. Dopodiché torno a casa e faccio colazione. Vabbè, ok. Sono andata al mercato della frutta, dove si compra all'ingrosso e Sempre meglio che il supermercato. in realtà vendono principalmente. Non cambia molto però, ragazzi. Il camion è lo stesso, quello che scarica il mercato della frutta. E quello che scarica il supermercato prende al mercato della frutta, quindi non cambia un cazzo. Se non prende là, lo prende in un posto dove il mercato della frutta stesso prende. Quindi, non so se conoscete il commercio, no? Non partono 5 camion con la stessa roba, soprattutto se è roba di monopolio, questa qua, di mercati, di supermercati, c'è cioè roba in mano alle multinazionali. Ristoranti e supermercati e ho comprato tantissima frutta a dei prezzi veramente bassissimi. Voi direte quante banane, no? Però questi qua si mangiano 8 banane alla volta, tipo in un frullato, quindi io non mangerei mai 8 banane, devi essere proprio un cretino, un cretinetti, perché può venirti qualcosa, non so, la cacarella, qualcosa di non fatale, no? Però insomma, no, boh, 8 banane, pensa di ficcartele su per il culo 8 banane, che bene che fa. Quindi ho tantissima frutta da mangiare e farò E quindi niente nutrienti, solo zucchero e acqua. colazione con una decina di prugne e una banana. Le banane, in ogni caso, dato che sono tossiche, vi consiglio di mangiarle, anche se a me non piace molto, mi piace, non dico croccante, ma insomma abbastanza turgida. Vi consiglio invece di mangiarle quando sono a leopardo, perché i filetti vanno mangiati. Fanno un po' schifettino, no? Perché come idea, in realtà hanno il gusto della banana uguale, non cambia un cazzo. Nei filetti c'è il 92% di nutrienti della banana, se non lo sapevate. E l'altro
100% restante è nella buccia, quindi dentro non c'è un cazzo. Taglio tutto a pezzettini e metto in una ciotola. Sì, e quando parlo di nutrienti intendo nutrienti, non simil vitamine vegetali per le capre. Ah, e aggiungo cocco, semi di chia e un pochino di sciroppo d'acero. Semi di chia, che non so che cazzo sia, non me ne neanche frega niente, perché non penso che li userò mai. Quella di prima li ha ammollati. Questa qua non si sa, forse sì. Un po' di topping, altro zucchero ancora, oltre che come se non bastasse. Buonissimo. Guarda, ottimo! Però there's nothing in your food. It's not even food. Poi a mezza mattinata ho mangiato tre cachi e sono veramente felicissima di averli trovati perché qui in America sono difficilissimi da trovare e quelli che si trovano sono veramente durissimi, non sono per niente maturi, quindi ho dovuto aspettare 2 settimane. Sì, perché probabilmente non li fanno in America, no? Dato che crescono qua. E quindi li importano da qua verdi. Hai voglia, campa a cavallo, che si maturi col cazzo, si matura. A un certo punto finisce anche il frutto di maturarsi. Comincia a maturarsi nell'altro senso, marcisce da verde. È ovvio che è duro. In America, che cazzo, non credo che c'è qualcuno che sa cosa sono i cachi. Settimane per averne alcuni maturi al punto giusto. E per tutti i miei iscritti non italiani, io li mangio così. Faccio un taglio così a croce. Qualcuno li mangia col cucchiaio, però ricordiamo è sempre una acqua e zuccherame, ha qualche nutriente in più degli altri frutti, tipo il kiwi, che cresce sempre in Italia spontaneo. Poi li apro come se fossero un fiore. Dai. Con l'etichetta del codice a barre, che tristezza. E mi pappo i 4 petali. Cento 120 grammi di spinaci, che sono tantissimi, e quindi li Ragazzi, dovete ragazzi. spingere bene nel frullatore. E poi aggiungo burro di arachidi o burro di mandorle. Abbiamo parlato di tutte queste cose, sia gli spinaci che le arachidi che tutto quanto, nell'altro video. E comunque le cose rimanenti, come ho detto, non andrò a specificare perché insomma sono sempre le stesse cose. Cacao. Percentuali che fanno ridere i polli. Latte di mandorle e un pochino d'acqua. Frullo il tutto e poi Dato che il latte di mandorle ha come primo ingrediente l'acqua, mettiamo ancora un po' d'acqua, dai. vado fuori e mi bevo questo bibitone che è veramente buonissimo. Non fatevi Guarda, ingannare guarda, guarda la faccia! Guarda la faccia, non mente mai! E dal colore, sa di latte al cioccolato. dopo finto sorriso, ma cazzo miseria puttana! Guarda, 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 guarda. Cosa fa? Cosa fa? Però è solo il Mamma nutriente mia! perfetto per pranzo. Non è riuscita a sorridere neanche sforzandosi, cazzo. Schifo. Nel pomeriggio sono andata con una mia amica al centro commerciale. che strano, a farsi schiavizzare da qualche negozio. Questi sono i perfetti schiavi, centro commerciale. Andate al mercato a prendere le arance, prova il centro commerciale, che cazzo fare? A vedere gente inutile. Abbiamo camminato tantissimo Vetrine. e poi mi sono presa questo frullato di solo frutta che aveva melograno, fragole, mango e pesche. Quindi acqua e zucchero. Facendo la riga in basso, Era veramente buonissimo. no? Buonissimo e non serve a un cazzo di niente. Probabilmente buonissimo. L'errore sta nel scambiarlo per un pasto o per uno spuntino. Non è un cazzo, non è niente. È come mangiarsi una giolletta di zucchero, probabilmente anche due, tre. Ci sono là dentro. E per cena ho provato un'altra nuova ricetta che sono questi involtini o involtoni di Cioè, se sembra la mangiatoia del bambin Gesù, le acque delle capre. verdure con salsetta sempre fatta da me. E te credo, fa cagare altrimenti.
che se volete vi spiego bene come ho fatto nel prossimo video. Guarda, non vedo l'ora di scaricarlo al prossimo video, perché questa non è male, è abbastanza crudista. Diciamo che l'unico a subire questa crudeltà è il suo corpo. Però in generale sono veramente... Però è bronzata, no? Si vede che è bel colorito, candeggina proprio. Ace gentile. Buonissimi, e io me ne sono mangiata 2 piatti. È tutto qua, spero che questo video vi sia piaciuto. Saluto tutte le persone che mi hanno mandato un tweet. E noi ci vediamo giovedì. Ciao! Il video mi è piaciuto, è anche parecchio. E ti dirò che... Buongiorno ragazzi, oggi vi faccio vedere cosa mangio in un giorno. E cominciamo subito con mezzo litro di acqua tiepida calda con un po' di limone e un infuso di cannella e altra roba. Altra roba? Non ce lo dice, è una miscela segreta. Deve essere nutriente, no? Lei lo userà come colazione, spero di no. Comunque sono contento, adesso io ho scaricato un po' la cieca qualche giorno fa, quindi non mi ricordavo. E non mi ricordavo che il terzo video era sempre di lei. Bella, bella ragazzetta. Che schifo. Ma porcaccia la puttana. Come vi ho detto nel video precedente, cerco di avere sempre questa abitudine la mattina, cioè appena mi sveglio almeno mezzo litro di acqua e limone, e poi tutta la mattina cerco di mangiare solo frutta o frullati o estratti, tutto più liquido possibile, così non interrompo il processo di eliminazione del fegato, ma anzi... Chissà dove cazzo ha preso ste fiabormazioni lei? Finito. E ora vado in palestra. Sono tornata dalla palestra, ma prima della doccia ho fame. Per colazione e come pasto post workout mi faccio un bel porridge crudista. È maldestra come me. Quindi medaglio di banane, due pere. Medaglio di banane, oh sei taglio! Due mele. Cannella, che fa a me fa veramente cagare, ma non come fattori nutrizionali, proprio fa schifo, è nauseabondo l'odore, addirittura il gusto ancora peggio, rovini tutto. Una volta ho messo dentro i biscotti, porca puttana, non li avessi mai fatto. Aggiungo un cucchiaio di garruba, un cucchiaino d'erba d'orzo. Che? Vi linko il prodotto qua sotto se vi interessa. Mamma mia! Mi tappi, ce ne aggiungo circa 3 e trito. C'è il colore del pozzo nero, che è quello che vengono a scaricare ogni qualche mese. Se voi avete un attrezzo più grande, magari farete una volta sola, io ce l'ho piccolo, quindi io devo fare in più volte. È simpatica questa qua, divertente, molto divertente. Si è incastrato tutto. E voilà, non... Mamma mia, ma non è per il cane, no, il cane non lo mangia sta roba secondo me. È bellissimo, è veramente buono. Seppur ho visto qualcuno che ha violentato il cane come fa coi bambini, costringendolo a mangiare piante strane. E se tendete a mangiare troppo, questa ricetta è molto meglio del frullato, perché in minor quantità vi sazia di più. Cioè, diciamo, fa talmente cagare che non vuoi altro mangiare, e se il mangiare è solo quello, non mangi più. Quindi, ottimo per la dieta, non come se ti servisse una dieta. Wow! Almeno stai in un bel posto, villette a schiere da schiavi. vabbè, dai, io sono sempre così. Ero un po' sempre i coglioni. Ma avete visto l'orizzonte com'era? Avete visto? Mamma mia, ha mangiato tutta quella roba. Secondo me ha buttato giù per il... No, boh, magari avrò anche mangiato. Sennò che cazzo mangia? O mangia quello che si è preparata, cioè quella specie di pastone per galline. Porca miseria! Forte però, lascia tutte i bloopers.
Che schifo! Sembra piscio del reparto ammalati dell'ospedale. Sedano, mele. Ma che faccia! Ancora quella roba nauseabonda, dai, mamma mia, che schifo. E un mandarino? Basta. Per pranzo invece mi faccio un porridge vero. Quindi schiaccio una banana, grattugio una mela. Porca miseria. Aggiungo un po' di cannella. Cioè la ricetta è sempre quella praticamente: cannella, antinutrienti e schifezze varie, acque, piante strane cucinate, grattugiate, mele, frutti, verdura mischiata. Porca puttana! Oh, mamma mia, che faccia! Il sole è vicino. Per cena mi faccio un purè con delle verdure. Quindi no, almeno qualcosa di buono. Faccio cuocere le patate al vapore. Non che le patate siano utili a qualcosa, non c'hanno un cazzo di niente dentro. E tra l'altro, come nella maggior parte degli altri frutti, la gran parte del nutrimento eventuale disponibile, però in forme sbagliate, abbiamo già detto, no, è veramente, per questo è una cospirazione, come dicono, no? Cospirazione, complotto, come cazzo si chiama, perché tu non te ne accorgi finché non vai a vedere veramente di che cazzo parlano, fermando, andando a vedere su, in diretta, e la vedi, fai la somma, e l'unico valore alto è lo zucchero. Zucchero, acqua e robe indigestibili, fibre. Metto anche una pentola d'acqua a bollire. Intanto mi mangio un po' di verdure crude. La patata potresti mangiare cruda, no? Quando l'acqua bolle aggiungo delle carote tagliate a rondelle e del... Pensavo al povero moroso di questa qua che tiene la telecamera, che deve anche eseguire gli ordini. Le cipolle a cubetti. Faccio scaldare una padella. Spero che non lo faccia come lavoro, che sia un hobby piacevole, che lo fa volentieri. Le aggiungo un po' d'acqua con delle cipolle e aggiungo le verdure, in questo caso verze e broccoletti. Cotte le schiaccio e le aggiungo alle carote e le cipolle cotte con tutta l'acqua. Dai, il purè è ok, dai, è buono, con le carote dentro ancora meglio. Aggiungo il curry alle verdure e voilà! Le verdure sono per le mucche, per le capre, inoltre le verdure che noi conosciamo non esistono in nessun altro posto che fatte da noi, in natura non esistono. Non esiste la melanzana selvatica, il pomodoro selvatico, sì, esisterà, piccolo così, e magari che non si può mangiare. Non esiste la zucchina, non esiste niente di selvatico. Quindi se vogliamo essere veramente naturali, come dicono gli ani, non va, questa cosa non va. Inoltre rubiamo il mangiare e il territorio, perché per fare un campo di grano non è che lo fai in 2 metri quadrati, ti serve quello dove va la trebbiatrice, no? E quando arriva a un certo punto sente e dice: che cazzo è? Ed era un cinghialetto che cercava di scappare. Vedete il cinghialetto? La colonia di cinghialetti ogni tanto li trovano nelle forche della trebbiatrice, che la trebbiatrice non è altro che un macello. Però nella tua testa bacata o vedi il sangue rosso schizzare e qualcuno urlare, se no non capisci che c'è un essere vivente anche sotto la trebbiatrice. Una quantità di persone che non riesce
a raggiungere il gradino per il quale esiste una differenza fra gli esseri viventi, non sono tutti uguali. Certi volano, certi no. Certi vanno sottoterra, certi no. Certi sono animali, certi sono vegetali, sono tutti degli esseri viventi. Non mi direte che le piante sono morte, no? Sono vive. Sono morte quando le mangiate, ma state rubando il cibo ai ruminanti, ai bovini, alle capre, ai cavalli, ai muli, a tutte queste bestie qua che invece non mangerebbero grano, però sicuramente dove voi fate il vostro cazzo di grano che non ha niente dentro, niente, nulla altro che zucchero e fibre che non puoi, te le devi cagarle perché non ti fanno un cazzo, altro che forse costipazione all'intestino. Quindi praticamente il grano viene spacciato come il problema del mondo. I maiali mangiano grano. Non è vero un cazzo. Non è vero un cazzo. Una grande percentuale, enorme percentuale, tipo l'87%, è prodotto per il consumo umano di cretini umani che hanno capito male come funziona. Certo. Non muori di fame perché un po' di zuccheri te li dà, ma lo zucchero non va nel cervello, non serve a un cazzo. Infatti, questa non si ricorda niente. Buongiorno ragazzi, è cambiata la location, sto girando la fine del video, si sente anche che sto a Roma. Questo era quello che ho mangiato in un giorno, penso che questi video vi possano essere utili. Beh, a me sicuramente sono stati utili per farvi vedere che non sto mangiando un cazzo. Per il momento diciamo che abbiamo finito, dai. Bella gente, molti saluti, praticamente, e buona salute. Ta ta ta, carini.